Parco delle Cascine a Firenze. Circa un anno fa vi avevamo mostrato le immagini dello spaccio di droga durante ogni ora del giorno. Da quel momento poco è cambiato e due giorni fa i carabinieri hanno messo in atto una maxi operazione con oltre 60 militari impegnati, 20 mezzi, unità cinofile e un elicottero che ha portato all'arresto di due baby pusher. Il giorno dopo il maxi blitz siamo andati a vedere se qualcosa era cambiato e invece abbiamo trovato i soliti spacciatori. Le zone di spaccio sono sempre le stesse e i pusher si muovono indisturbati nel parco in attesa dei clienti. Insomma, il Parco delle Cascine rimane un problema per Firenze.